Ciao ragazze, allora questo sarà il video degli odi e tamo del mese di gennaio 2014, sempre in collaborazione con Susi, sera Mike Channel, vi mando un bacio. Vi chiedo scusa per questo tono di voce un po' tappato, ma ho il naso veramente che il raffreddore si è impossessato di me. E nulla, premetto, ci saranno pochi prodotti per il semplice motivo in cui vi ho già accennato il video scorso che te lo sto traslocando. Quindi ho tenuto pochi prodotti fuori e alcuni che ho inserito nella lista dei preferiti da inserire in questo mese qua, li ho già messi via e chiuso lo scatolone, ovviamente, perché comunque sia erano dei rossetti, quindi insomma adesso come adesso, mancando poco più di 2 settimane al trasloco, ho tenuto giusto il minimo indispensabile, i prodotti che sto per terminare, quindi ho pochi prodotti da farvi vedere e quelli che non riesco a farvi vedere in questo video ve li farò vedere Iniziamo sicuramente al mese subito con il prossimo. prodotto bocciato a malincuore perché avevo puntato tanto su questo prodotto, però ha un contro allucinante. Ve l'avevo già l'avevo fatto vedere nel video haul. Ed è questo qui, che è il fondotinta Aqualite di Pupa. Io in particolare avevo preso lo 010, che è una tonalità abbastanza chiara, adatto appunto, era perfetto per il mio incarnato. Lo boccio per il semplice motivo che mi ha fatto venire brufoli in ogni dove, ma mi sono usciti proprio i brufoli con le punte bianche, insomma, roba veramente da acne giovanile. E dei mega bugnoni qua, in questa zona qua, proprio grossi e doloranti. Io inizialmente, io questo qua l'ho usato tutti i giorni per una decina di giorni di fila e ho notato venire fuori questi brufoletti che però ho pensato fossero correlati anche al fatto del ciclo in arrivo, eccetera. L'ho sospeso per una settimana, sono spariti tutti i brufoli. Non avevo più queste bugne, l'ho ripreso per vedere se effettivamente era legato al fondotinta e dopo un'applicazione, il giorno dopo mi è uscito un maxi brufolo che anche le mie amiche l'hanno visto, l'hanno sentito bello grosso, di quelli proprio sotto pelle e lo boccio veramente a malincuore perché comunque sia era innanzitutto, punto primo, il colore perfetto per il mio incarnato, era leggero, non dava fastidio, durava veramente tutto il giorno e la cosa che veramente poi l'effetto che fa di luminosità effettivamente c'è. Però comunque sia il fatto di questi brufoli mi ha un po' lasciato perplessa. Infatti, lì per lì ero anche indecisa se parlarvene o no, però avendo visto appunto che la reazione di questo fondotinta sulla mia pelle è stata questa, ho deciso di parlarmene. E oltretutto avendo visto anche la recensione di Clio, anche lei aveva detto che molte ragazze avevano avuto questa tipologia di problema. Ripeto, se non fosse per questa cosa qua dei brufoli è perfetto come fondotinta, però io avendo già una pelle secca, non saprei. Cioè, io non ve lo consiglio per quella che è stata la mia esperienza. Oserei dire che sulle ragazze che hanno la pelle grassa, dà l'idea di appiccicaticcio, ma ad esempio questa idea qua non l'ha mai data, però insomma non mi sento di promuoverlo e mi dispiace veramente tanto perché appunto come prodotto fa Prodotti quel suo bocciati lavoro. non ne ho altri. È un prodotto che è un prodottoni, nel senso che boh, cioè secondo me non è niente di che. È questo burro di cacao qua, che è labrosano emolliente. Boh, cioè, mi dà l'idea che non sia poi così emolliente. Ho, come al solito, ogni inverno il problema delle labbra secche. Insomma, non me le ammorbidisce, non me le idrata, però, boh, cioè, non lo so, è un prodottino di quelli di cui veramente inserire nella lista lì, perché comunque sia lo sto utilizzando da parecchi mesi. Sì, è morbido, però non, insomma, non va a evitare, diciamo, poi varie screpolature e quant'altro, quindi insomma è un inclassificato, sì, costa poco perché ho pagato 99 centesimi, mi pare in offerta, però insomma come burro di cacao non mi ha fatto impazzire. Tre prodotti che sono entrati da due da un bel po' di mesi nella mia routine, perché sono prodotti che io uso tutti i giorni.
Il primo è quello che sto amando tantissimo. Sto utilizzando questa crema da giorno per il viso da più o meno 3 mesetti. Ho iniziato utilizzando diversi campioncini, avevo parecchi campioncini di questa crema che mi erano stati dati in farmacia quasi una decina, tutti da 50 ml, no, da chiedo venia, da 15 ml, ne avevo quindi una decina e insomma per farmi l'idea del prodotto già insomma me l'ero fatta, e ho deciso poi di acquistare la confezione intera perché era data in promozione. La crema è questa qua, che è della Ducray, Yacten crema emolliente idratante per pelli secche. È una crema che si trova in farmacia, io l'ho pagata 13 euro, era in promozione e essendo comunque anche una marca, io pensavo abbastanza cara perché avevo provato della stessa marca l'anno scorso, burro di cacao, che veniva in circa sui 9 euro. Quindi ho detto, figuriamoci una crema da viso quanto può costare. Ed effettivamente, devo dirvi la verità, il prezzo, mi metto anche comoda, dato che ho il puffo, il prezzo è anche abbastanza economico in quanto 13 euro per una crema viso, insomma, non è che li spendete ogni settimana, quindi è un prodotto che utilizzate nel tempo. Sono 50 ml di prodotto, mi piace per una serie di motivi infiniti. Punto primo, non mi fa venire i brufoli. Punto secondo, è idratante, nonostante il freddo non ho la pelle secca, cioè non mi si va a insecchire la pelle, la uso solo al mattino, mai la sera. Terzo punto, si asciuga in tempo zero, quindi non devo far aspettare minuti su minuti su minuti prima di dare il fondotinta. E punto quarto, è senza parabeni e non è comedogena, come vi avevo già detto. E mi ci sto trovando fantasticamente, quindi mi sento veramente di consigliarvela se anche voi avete la pelle secca, perché appunto è una crema che è nutriente, però non sono quelle creme nutrienti che rischiano di diventare grasse, è veramente fantastica. Ad ogni modo vi scriverò poi bene sotto nell'info box il nome della crema e magari vi linko anche il sito della marca perché non ne ho mai sentito parlare, insomma, di questa marca su YouTube, però è veramente fantastica e la sto adorando. Mi devo tirare su per prendere l'altro prodotto. L'altro prodotto che sto utilizzando da mesi, di cui sinceramente io non mi ricordo se vi ho già parlato, è questo pennello qua di Neve Makeup, che è il Flat Bookie, che è appunto fatto, ora se è un po', a furia di lavarlo, qualche pelettino sta un po' fuoriuscendo, vedete? Qua dei lati, però svolge il suo lavoro egregiamente, che è fatto appunto a sezione piatta. Io lo utilizzo per applicare la cipria. Riesco a fare appunto dei movimenti circolari andando a coprire ogni parte del viso senza prelevare troppo prodotto. Quindi, insomma, diciamo, non vado a creare quell'effetto mascherone e credo che questo ci sia ancora sul sito di Neve perché questo qua era della collezione permanente, ma so che ogni tanto nelle collezioni limitate lo ripropongono e l'avevo pagato, mi pare, quando l'avevo preso io c'era la promozione sui pennelli, mi pare intorno ai 9 euro, però veramente li merita tutti. Non ha perso peli, ripeto, ora c'è qualche peletto qua e là che va un po' a uscire, però non ha perso peli, non ha perso colore ed è perfetto. Ultimo prodotto preferito, che mi sta piacendo veramente tanto e mi risiedo, no, acquistato per puro caso perché avevo finito il latte, cioè lo struccante bifasico, anche se questo non è uno struccante bifasico perché è semplicemente uno struccante occhi, ma mi sta piacendo veramente tanto, è questo qui che è lo struccante occhi della Geomar, ideale per occhi sensibili e lenitivo con bio fiori di Altea. Vi avevo già accennato nel video scorso, in uno dei video scorsi, che i prodotti della Geomar mi stavano iniziando a piacere. Avevo già utilizzato la maschera di cui vi avevo parlato, che mi ci trovo fantasticamente. Poi magari ve la rimostrerò perché ora sto provando altre maschere da viso e anche di queste poi vi devo parlare, devo girarvi un video sui prodotti terminati.
non appena mi sistemerò a casa, nella casa nuova, che sono anche parecchi tanti, quindi sto cercando di tenere le foto dei prodotti terminati, anche perché materialmente tenere i flaconcini adesso, come dite, la sala è già vuota, quindi sarebbe impossibile, sinceramente non porto da una casa all'altra i prodotti terminati. E vi stavo dicendo, mi sta piacendo tantissimo. Punto primo, strucca perfettamente con una sola passata, cioè non avete bisogno di usare 800 cotonini, ve ne basta uno, anche per i due occhi, per rimuovere il mascara. Residui il giorno dopo, ce ne sono pochini, insomma, a volte magari capita che sono stanca e magari non ci do particolarmente cura. Però comunque sono veramente veramente minimi. È veramente lenitivo e molto delicato sugli occhi, non è aggressivo, ne bastano pochissime gocce e non essendo comunque anche uno struccante bifasico, veramente è perfetto, lo sto amando tantissimo. È senza parabeni, senza silicone, senza coloranti, senza oli minerali, non ha profumo e non ha alcol. Io l'avevo pagato, mi pare, sui 2,90 € in offerta da Hypershop, va spesso in offerta da Hypershop. Appunto a questo prezzo e sono 150 ml di prodotto, quindi io siete comunque non è completamente bio, però voglio dire è di 95% di origine naturale, quindi insomma potete dargli magari una chance se siete patite del bio. E quindi insomma ve lo consiglio. Avevo provato di questo, cioè sto provando perché ne ho diversi campioni, anche il latte detergente, anche di quello vi parlerò, e mi piace anche molto il latte detergente, quindi credo che siano prodotti da a cui dare una chance. Nulla ragazze, per questo video i prodotti sono terminati, perché comunque sia, appunto, come vi ripeto, ho già messo tutto via non avendo programmato, cioè avevo programmato girare il video, ma mi ero dimenticata nella lista che avevo fatto, perché tengo un po' una lista per cercare di orientarmi su quali sono i prodotti di cui devo parlarvi. Erano iscritti alcuni prodotti che però ho già messo via, quindi insomma, ahimè, ora andare a aprire tutti gli scatoloni per farveli vedere sarebbe veramente deleterio. Quindi poi ve li farò vedere nel video successivo degli Adiettavo. Io spero di esservi stata utile. Come sempre, se avete qualche prodotto da consigliarmi, scrivete questo nell'info box. Vi mando un bacio grosso, mando un bacio anche a Susi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!